Carnevale, cosa c'è di più bello che venire da Celeste Costumi qui a Maslianico, un posto dove il carnevale ci sarebbe tutto l'anno, no? Perché i costumi di Celeste ovviamente non servono soltanto per mascherarsi, ma anche per altre ricorrenze come possono essere il palio, feste particolari, eccetera, eccetera. Ma oggi, in mezzo al carnevale, siamo qui proprio per vedere che cosa ci può offrire Celeste. Ciao innanzitutto e Ciao, ciao benvenuta. a tutti, grazie a Ci voi siamo per già essere qui. conosciuti in altre occasioni e ormai Celeste Costumi per chi abita a Como, ma non soltanto, per chi abita nel territorio anche di Varese e della Svizzera, è un punto di riferimento per il noleggio dei costumi. E poi magari vedremo anche non soltanto i costumi, ma anche alcuni accessori, magari da sera, eccetera, eccetera. Carnevale, allora, qui si vestono gli Carnevale. adulti. Si vestono i bambini. Cominciamo dagli adulti. Io vedo proprio dietro di te alcuni bellissimi abiti. Queste sono un po' le nostre ultime realizzazioni. Abbiamo intanto un vestito dell'Ottocento, realizzato proprio direttamente da noi, dalla base, quindi dal disegno, cartamodello, fino al taglio e tutto il resto sono quelle che possono essere decorazioni fatte proprio con un semplice nastro, dove poi viene lavorato in un certo modo per dargli, insomma, un po' questa sensazione di movimento e per renderlo anche un po' diverso dal solito. Anche perché una cosa che ci tengo a precisare è proprio che i vestiti da noi sono quasi esclusivi, nel Certo. senso che non c'è mai la copia di un vestito. Ogni vestito è a sé, non ha taglie, quindi ha quella singola taglia. Se uno riusciamo ad adattarlo, perché facciamo anche sempre delle riparazioni sartoriali di adattamento, piccoli adattamenti sartoriali, però quello è, poi si passa a un capo successivo, perché sono Certo. pezzi unici. Hai ragione perché io ho dato un po' per scontato alcune cose, ma hai fatto bene a sottolineare. Qui siamo in una sartoria teatrale, per cui i costumi sono cuciti, realizzati, disegnati, pensati tutti qua. Direttamente nel laboratorio, dopo magari vi facciamo vedere una scossa anche del laboratorio. Celeste ha una scuola proprio dedicata a costumi teatrali, per cui non si tratta del semplice costume No, no. da quattro soldi, diciamolo pure, che giustamente ha il suo mercato, ma qua parliamo di un altro tipo di costumi, ovviamente. E allora l'800 e il 700 mi hai detto che sono. Adesso, poi quando facciamo un giro, vi porto a vedere anche il 700. Qui, per esempio, abbiamo anche questa, un'ultima realizzazione. In questo caso, per esempio, è un abito che è stato fatto su misura e su richiesta per una persona che ha deciso di acquistarlo, perché noi i nostri costumi principalmente li noleggiamo, quindi una persona che viene nel nostro atelier principalmente l'aspetto è per il noleggio. Se poi vuole acquistare, allora noi realizziamo direttamente su misura, quindi la scelta dei tessuti, la scelta del modello, la scelta anche semplicemente di quelle che possono essere magari le applicazioni. Magari viene qui un'altra persona e mi dice: voglio lo stesso costume, ma non mi piace questo tipo di passamaneria o non mi piace la cintura che abbiamo realizzato proprio esplicitamente su richiesta e su gusto della persona. Ma guardate che dettagli paurosi Ecco, che hanno stessa questi. cosa, in questo caso sono state scelte l'applicazione di alcune pietre, un'altra persona potrebbe scegliere di fare altro, lasciarlo liscio così con il semplice tulle e tutto il resto. Ecco, quindi. Sono costumi che sono anche piccole opere d'arte, dobbiamo Sì. dirlo, veramente, ce ne sono alcuni molto più elaborati, altri magari un pochettino più semplici, giustamente, però tutti quanti sono realizzati a mano. In alcuni casi facciamo anche un po' delle varianti sul discorso del noleggio e quindi, come per esempio, visto che quest'anno va molto di moda un po' il discorso dello steampunk, noi, guarda, venendo sul retro magari riesci a notare meglio quello che può essere questo abito con tanto di coda di strascico, dove abbiamo il corpettino tutto stretto, è ancora in fase di lavorazione, quindi guarda, vedi ancora le spine da balia che vanno ad indicare, per esempio, in questo caso il centro dietro, perché lo stiamo ultimando, poi a giorni lo dobbiamo consegnare. E allora, nel caso specifico, la persona voleva, e infatti anche questa schiena fatta così, perché la persona che lo dovrà indossare è molto molto magra, e quindi il corpetto è esplicitamente per lei. Che bello anche questo abito veramente. Poi io mi immagino una festa di carnevale con questi costumi Sì, abbiamo veramente realizzato un tulle, favolosi. vedi, dove abbiamo per esempio il tulle con delle finte roselline sotto, appositamente per riempire, ma nello stesso tempo coprire. Poi Cosa hai detto questo che è questo stile che hai detto è prima? il cosiddetto gothic punk o Got steampunk, insomma, quindi un misto tra il gotico e appunto il punk, proprio un po' il dark in questo Che caso bello. potrebbe essere. Poi ci sono tantissime varianti, qui sono state scelte anche in questo caso insieme alla cliente che voleva una cosa di questo genere, non troppo dark, perché in alcuni casi prevedono
congegni vari, catene, bottoni metallici, immagino che cosa... doveva essere uno stile, ma un po' romantico. Ah, ecco, infatti c'è molto romanticismo anche esatto. In quest'abito. Deve andare a Venezia per una festa dove il tema è il romanticismo. Altrimenti uno può venire da noi e decide che trova direttamente quello che fa il caso suo. Per esempio questo è un nostro corsaro che di solito fa molto scalpore, nel senso che piace. Come no? E in questo caso l'abbiamo vestito, per esempio, anche lui è molto dark in questo caso, però si può variare, abbiamo tutte le varianti con camicie colorate o giacche che possono essere diverse, pantaloni, insomma. Noi siamo molto attenti ai particolari e al gusto delle persone, quindi quando loro vengono qui io guardo la persona, faccio un piccolo sondaggio, chiedo, cerco di interpretare i gusti o comunque con delle domande proprio specifiche e poi cerchiamo di perché adattare. Esatto, la bella cosa che si è qui è la Celeste Costumi, ve lo posso dire perché l'ho sperimentata in un paio di occasioni di persona. Qui c'è un magazzino enorme, dopo magari facciamo vedere anche il magazzino, per cui uno rischia di perdersi, ma Celeste è sempre in grado di indirizzarti veramente per la cosa più bella che sta meglio per te, anche nel campo del costume, che uno magari ci fa meno caso che per un abito normale. Invece Celeste proprio riesce a individuare i gusti di tutti quanti veramente in maniera, l'esperienza. Un po' l'occhio, diciamo così, perché a volte vengono le persone, magari puntano un vestito, poi non è proprio adatto alla propria fisicità o anche al modo di porsi, insomma, quindi alla personalità e al carattere, insomma, come ci si presenta, e quindi a volte io cerco anche un pochino di indirizzarli. Il più delle volte mi riesce, ma non perché io dico cosa devono prendere, semplicemente magari mostro un vestito, loro alla prima occhiata dicono no, non mi piace, do loro tutta la possibilità di scegliere, provare, fare tutte le varianti, e al termine, poco prima di andare via, dico mi tolga una curiosità, indossi questo vestito, l'85-90% dei casi prende quel vestito. Ma è vero, come dicevo, io l'ho provato anche sul proprio facendo io da cavia in questa cosa. Ecco, qui ci sono ovviamente chi sta lavorando nel laboratorio, perché abbiamo sottolineato come la sartorialità di Celeste Costumi è veramente una cosa imprescindibile. Non ci sono costumi acquistati e noleggiati, ma tutti i costumi sono stati costruiti, realizzati, disegnati, pensati apposta per questa bellissima cosa che sono i costumi teatrali. Ragazzi, io vi dico sempre che è bello travestirsi, Carnevale è l'occasione buona per essere qualcos'altro, qualcun altro, e quindi avete l'occasione per farlo bene, certo. Poi uno può mettersi quattro cose che trova in giro nella soffitta, nel baule della nonna, però non è la stessa cosa, ovviamente. Noi anche qui adesso tu stavi inquadrando il nostro stregone, o comunque appunto, alchimista, anche lui riscuote sempre un grande successo, è stato indossato in più occasioni e ha sempre il suo fascino, insomma, poi adattandolo con magari anche accessori, in questo caso è stato messo il medaglione, però potrebbe sparire, come potrebbero essere indossati in alcuni, c'è stato chi l'ha voluto mettere con la falce, addirittura per simulare un po' la morte, quello ovviamente va al gusto personale, la maschera può essere indossata o no, ovvio che questi cambiamenti ci possono essere. Vabbè, chiaro, è un po' tutto un po' personalizzabile, esatto. Questo è poco ma sicuro. Senti, e dopo parlavamo del 700, il 700 ecco, abito realizzato, mamma che bello, come vorrei essere una donna per poter indossare questi abiti. Anche in questo caso abbiamo realizzato questo costume, come vedete, con magari poi anche in corso d'opera noi studiamo i particolari. Pensa che questo abito, quando è nato sulla carta, è nato con il corpetto dello stesso colore delle maniche e dello stesso colore della parte anteriore. Quando l'abbiamo visto davanti si vedeva questa, chiamiamola così, questa intonazione di verde sia sulle maniche che sul centro davanti. Dietro era completamente chiaro. Smontato, l'ho modificato sul manichino praticamente, mettendo questo, ecco, che poteva essere una piccola variante per rompere la monotonia di quello che poteva essere il monocolore. Ecco, giusto, bellissimo. Senti, prima ho detto di cambiare per Carnevale, essere qualcos'altro. Adesso, vedendo questo costume, c'è qualche uomo che viene a noleggiare un costume da donna oppure no? Sì, guarda, non ce l'ho qui da fartelo vedere perché deve ancora rientrare. Nei giorni scorsi abbiamo realizzato appositamente anche qui, su richiesta del cliente, un abito da cappuccetto rosso. Ed era un ragazzo, gliel'abbiamo fatto apposta sulla sua misura perché ne avevo qua qualcuno da ragazza, a lui ovviamente non entrava. L'abbiamo fatto, poi ti farò vedere le foto quando certo. In un secondo momento, come anche l'anno scorso una persona che ha voluto vestirsi da sempre uomo si è vestito da sposa. Quindi caspita. Ragazzi, io non vi posso...
trasmettere la sensazione di bellezza nel toccare anche queste stoffe, questi damaschi, non so se sei dico di una cavolata. No, no, è giusto. Però è bellissimo, è veramente. Damaschi. Quando voi, se verrete qua, proprio rimarrete incantati dalla bellezza di questi particolari e dei costumi. Anche qui le perle, vedi, attaccate una ad uno a mano, quindi c'è un lavoro proprio di sartoria ancora artigianale come si faceva una volta. Come si faceva una volta. Esatto. Senti, ma nel carnevale ci sono delle mode, voglio dire, a parte i costumi che tu hai anche, noleggi anche per altri momenti, appunto il palio, eccetera, esatto, eccetera, ci sono delle mode per il carnevale? Quest'anno, per esempio, qual è il costume che va? Il dark? E lo stile dark l'abbiamo già detto. Abbiamo gli stili da palio, che per intenderci qui vediamo una lunga corsia di, certo, abiti da uomo, tutto lo stile palio, così come abbiamo le donne in stile medievale e le abbiamo un po' tutte qua. Però ti porto in questo corridoio, passiamo un po' attraverso le epoche, passiamo dal 600 ad abiti del 900, ma per arrivare a quelle che sono di solito le scelte delle persone. Adesso tanti dei bellissimi magari sono già via. Adesso sono via, esatto, adesso siamo già a ridosso del carnevale. Questi sono i classici abiti del 700, dove poi ovviamente vengono messi, indossati con delle gabbiette, quindi un abito come questo. Questo è l'abito della nostra locandina, quando abbiamo fatto la locandina in un primo momento questo è stato l'abito, perché è per eccellenza anche come colore. È bello, è molto bello, infatti, questo è un abito bellissimo. E per cui questi sono proprio gli abiti, ecco, in questo caso ne abbiamo alcuni adesso esposti anche come vetrina in alcuni centri commerciali dicevi, della sì, zona, e quindi siamo un po' sprovvisti tra quelli esposti e quelli che sono via proprio per i clienti. Perché in questi giorni, non dimentichiamocelo, siamo appunto in pieno carnevale. Certo, siamo in pieno carnevale. Guardate che bel colore, quel verde, questo abito meraviglioso, veramente. E sopra ci sono per gli uomini invece i vari, però possiamo passare anche ai paggetti, bambini, diciamo. Come sì, si... beh, qui ci sono proprio magari gli uomini del 600 avevano dei vestiti abbastanza corti in vita, contrariamente per esempio a questi che sono gli abiti del 700, questa è la classica incartata sottocentesca. Ecco, sì. Quindi si intravede proprio la giacca con la manica lunga, la giacca lunga con queste... Questo è un Cristoforo Colombo. Ecco, esatto. Ne abbiamo uno, per esempio, completamente blu, che diamo di solito per fare la coppia, la bella e la bestia, perché anche lì nei nostri casi non abbiamo il vestito che uno può comprare tranquillamente dalla Walt Disney. Certo. Facciamo delle cose sì, un po' particolari, ma le cose che si possono trovare qui. E qui abbiamo tanti vestiti, cioè a seconda dell'età dei bimbi. Adesso se vuoi te ne tiro giù qualcuno così ti faccio vedere, perché non ho... li vedo anche così. Ecco, dai principini al piccolo D'Artagnan, gli indiani, la piccola Cappuccetto Rosso, per esempio, la intravedi là. Ah, guarda là che roba, ma questa è proprio una piccolina. Ne abbiamo bella. Due, una da un anno circa, poi abbiamo quella e poi ce ne sono altre. Uno dice, vabbè, ma tanto Cappuccetto Rosso cosa ci vuole? Sì, certo, ma come dicevo prima, basta anche trovare qualcosa fatto in casa, ma non stiamo parlando ovviamente dello stesso tipo di costumi, no? Inutile. Che perdiamo, ovviamente ci perdiamo in questo. Questa è un po' tutta la nostra linea storica, quindi come ho detto prima, Medioevo, 700, 600, 800, insomma tutti questi che sono realizzati in un certo modo, ancora con la vecchia arte sartoriale. Poi abbiamo un reparto, perché giustamente ce n'è un po' per tutte le tasche, no? Quindi certo, andiamo dai prezzi più bassi ai prezzi un pochino, questi sono abiti teatrali, quelli che sono stati realizzati in un primo momento proprio per i teatri, fin dall'Arena di Verona, quando... ancora venivano utilizzati le sartorie perché comperavano. Adesso si usa più il discorso del noleggio anche nei teatri. Qui invece abbiamo un po' l'aria, quella che io chiamo più carnevalesca. Più che carnevale. Dove si tratta sempre di abiti comunque realizzati in maniera artigianale. Qui per esempio vedi le donne del flamenco, abbiamo sopra le danzatrici del ventre, i brasiliani, qui gli arabi, insomma ci sono delle cose molto più semplici, poi certo, abbiamo gli anni 30, abbiamo insomma diverse tipologie, però qui siamo nel reparto dove uno... Il carnevale, esatto, viva il carnevale, viva il carnevale. Un pochino più basso e noi riusciamo ad accontentarlo anche in questo. Anche questi sono i greci, i romani. Questi sono degli egiziani, però spesso e volentieri li mostro qui, perché questo è proprio la tipologia basic, ma ti mostro, vieni pure con me, ti faccio vedere... Io intanto qua. Vieni.
che abbiamo degli egiziani di tutto rispetto, fatti sempre in un certo modo, alla nostra maniera, come diciamo noi. Vediamo se te li metto qua. Questo va bene proprio per fare anche una Aida, vada. Esatto, questi sono stati utilizzati da dei teatri anche per fare Aida. Ecco, questi sono ancora proprio... Lo vedi, insomma, dai particolari. Tra l'altro alcuni dei tuoi costumi sono veramente quasi antichi, hanno diverso tempo, no? Alcuni sono proprio storici nel vero senso della storici, parola. Storici, davvero. Sì, perché, per dire, un giorno c'era qui un signore, mi guarda gli abiti, il gessato degli anni 30, e mi dice, ma questo vestito è un po' datato. Dico, non è che è datato, è originale. È un abito veramente degli anni 20, anni 30. E quindi si sa, per quanto uno possa aver avuto nel tempo un'ottima manutenzione, abbiamo cercato di mantenerli nel miglior modo possibile, il tempo... Ecco, hai toccato una cosa molto interessante, perché poi mi avevi fatto vedere un'altra volta tutto un sistema di igienizzazione dei capi quando vengono restituiti, perché uno dice, vabbè, ma sono cose che sono noleggiate, ma vengono igienizzate in maniera tutte le volte. Assolutamente, noi ci teniamo, è il nostro, quello che, di cui vogliamo fare il nostro punto di forza. Certo. Quindi i capi rientrano, noi abbiamo dalla cabina ozono, delle macchine a vapore a 200 gradi con tanto di, certo, disinfettanti, sanificanti, quindi, e poi tutto quello è che è quasi si come può, nuovo, ogni volta che ogni lo volta, metti è quasi sì, volta sì, come ogni nuovo. Volta, perché non possiamo aspettare che il vestito, come si suol dire, si sporchi. No, ogni volta, da ogni singola persona viene igienizzato. Infatti richiediamo anche a volte uno o due giorni di tempo, soprattutto se è lo stesso vestito. Se mi esce questo vestito per una persona, non faccio mai in modo che mi rientri lo stesso giorno, perché io devo avere il tempo di sanificarlo. Tempo di lavorarlo, certo. Esatto. Naturalmente noi vi abbiamo fatto vedere i vestiti, però a tutti questi vestiti c'è tutto un reparto di accessoristica che va dai cappelli, alle cinture, agli stivali, no, gli stivali forse no. Su questo ci stiamo attrezzando, abbiamo qualcosina sul medievale, però... Beh, comunque al di là di quello che può essere la calzatura, però tutto l'elmo, e qui ne vediamo qualcuno, esatto, per esempio. Qui ce ne sono alcuni, guarda questo, per esempio un elmo in cuoio, sono ancora fatti veramente in un certo modo, come si... Cioè una manifattura non è plastica, è cuoio. È cuoio. E la cosa che stupisce tutti, la scopa, sì, però in origine venivano fatte un po' con queste setole, e la scopa era l'unica cosa che potesse veramente si emulare, veramente. Esatto, bello, poi le armature, insomma, veramente, cioè, voi entrate qua e uscite un'altra persona, un altro personaggio, questo è... Adesso tu adesso, per esempio, parlavi delle calzature, ti dico, noi da marzo, quindi non è tantissimo, abbiamo introdotto anche la linea degli smoking. E abbiamo cominciato con calma, un pezzettino, certo, alla volta, perché noi siamo relativamente giovani, quindi ci, certo, si costruisce un pochettino alla volta. Abbiamo iniziato con i soli smoking, poi abbiamo iniziato ad implementare con quelli che possono essere una serie di accessori, il gemello in un primo momento, il gemello per la camicia, io non l'avevo, non poi l'avevi. Man mano, adesso per esempio stiamo iniziando a implementare con la scarpa da smoking, perché tanti me la chiedono. E certo, uno dove le trova le scarpe, esatto, da smoking? Insomma. E allora adesso un pochino alla volta, e noi poi cerchiamo. E questo è importante, sia per carnevale sia per altre occasioni. Perché no, un bellissimo smoking, chi se lo compra al giorno d'oggi, però si noleggia tranquillamente anche quello qua. Esatto. Io direi che veramente abbiamo fatto un excursus, poi potremmo stare qua ancora un'altra mezz'ora, non è un problema, ma venite proprio a trovare Celeste, su appuntamento è meglio ovviamente, qui soprattutto nel periodo a Maslianico, carnevalesco. Esattamente. Siete ancora in tempo, anche se molti costumi sono già fuori, siete ancora in tempo a pensare alla vostra festa di carnevale, la vostra sfilata, quello che insomma vi piace fare, naturalmente qua di costumi ce ne sono parecchi, prendete un appuntamento. Vuoi dare anche un numero telefonico, Celeste? Certo, guarda, sul cellulare, che è la cosa migliore, nel senso abbiamo anche un telefono fisso, ma tanto ho comunque sempre il trasferimento di chiamata, quindi sono sempre raggiungibile. Quando non rispondo, mi scuso già ufficialmente, ma richiamo sempre, è perché magari sono impegnata di là con delle persone e quindi poi vedo la chiamata e quindi richiamo. Il numero di telefono è 349 1545 699, e comunque ci trovate sul nostro sito www.celestecostumi.it. Sui social, il sito, abbiamo Instagram, abbiamo la pagina Celeste Facebook, Costumi. Celeste Costumi. Bene. Fuori c'è l'iscrizione, noi non ci troviamo sulla strada con una vetrina, quindi a volte potrebbe essere difficile recuperarci, però c'è un ampio cartello. Di colore celeste, così, esatto, non si, sì, sbaglia, fuori c'è scritto Celeste Costumi Storici e Teatrali. E teatrali. Benissimo, io ti ringrazio Celeste, è sempre un piacere venire qua. Anche per me ospitarti. Ti auguro un buon carnevale, ovviamente per te grande lavoro, e naturalmente ragazzi, ve lo ripeto ancora una volta,
buttate fuori la voglia di trasformarvi, di divertirvi in queste occasioni, ma fatelo anche molto bene con un costume come quelli di Celeste. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.